qual è la durata di un contratto oggi per coloro che vengono assunti per lavori non strutturati, cioè non a tempo indeterminato? 3 mesi, se va bene 4, poi finisce. Non solo, ma non hanno nessun diritto, non hanno nessuna possibilità di protestare, lavorano 6 giorni alla settimana, talora anche 7. Non sto dicendo cose, basta che voi interroghiate i ragazzi che trovate per la strada, quelli che hanno dai 25 ai 35 anni, perché quelli che poi hanno più di 35 anni forse sono disperati e non cercano più neanche un lavoro. Quindi c'è questo elemento da noi di, come dire, mancanza di una strategia nella quale il lavoro diventa un elemento centrale, ma non è il solo elemento, perché c'è la formazione, perché ci sono i livelli all'interno dei quali occorre poi inserire quelli che hanno acquisito queste capacità e queste abilità, eccetera. Poi c'è un arretrato, senza dubbio, in Italia. C'è un arretrato di imprevidenze dei governi precedenti, ma certo che c'è, se no mica avremo la necessità di integrare le pensioni e di portarle a un livello di decenza che peraltro in Italia risulta essere, nella proposta del governo attuale, il più alto dell'Europa. Questo lo leggete sui giornali, non occorre che ve lo dica io, anzi la televisione ve lo ripete così spesso che ormai ci annoiamo anche di sentirlo. Quindi c'è questo dato. Ma secondo me c'è un elemento gravissimo che sta emergendo in questo momento con forza, ma che rappresenta anche prima, che è quello della convinzione che l'isolamento autarchico comporti un vantaggio per tutti. Innanzitutto prima gli italiani, prima l'Italia, eccetera, eccetera. Non ho bisogno di riportare questi slogan così mediocri e anche indisponenti sul piano nazionale e internazionale, perfino per i mercati. No, il problema non è questo. Sarà che l'Europa non è al massimo delle sue possibilità, che non l'abbiamo costruita bene, che abbiamo fatto una moneta europea senza costruire un governo della moneta europea, che non abbiamo fatto, cioè, un'Europa federale, non l'abbiamo fatta. Però quando è nata l'Europa nasceva dopo 2 conflitti mondiali generati dall'Europa. Conflitti mondiali con quello che c'era dietro, con le dittature. E con le dittature, stasera qualcuno se la andrà a vedere il documentario di Alberto Angela, che è dedicata alla Shoah, si vada a vedere che cos'erano le dittature europee di quegli anni. Mica c'era solo la guerra, c'erano ben altre cose che io non ho qui neanche il coraggio di rievocare, lo sapete benissimo. Allora, che vuol dire in questo momento provare ad affermare anche sul piano del lavoro, cioè provare a negare 2 elementi fondamentali? Che il capitalismo e i mercati sono internazionali e mondiali, e che non c'è nessuna possibilità di costruirsi né un mercato né una produzione nazionale. Secondo, che la formazione è una formazione generale. Se un chimico di Bologna parla con un chimico giapponese, si capiscono perché parlano ormai il medesimo linguaggio. E se gli italiani che se ne vanno, e sono molti, oggi non se ne vanno come gli italiani dei primi anni del Novecento, se ne vanno con un'istruzione in tasca e spesso vanno all'estero, dove risulta che la loro formazione e la loro capacità è eccellente. Non voglio dire meglio di quella degli altri, ma è eccellente. Quindi c'è un problema di livello internazionale della produzione, del lavoro e della formazione. Nulla mai ormai più è locale. Ciò non vuol dire che non esiste più una dimensione locale. Una dimensione locale esiste ed è molto importante, ma la dimensione locale vive di rapporti,
di rapporti sempre più larghi. Quando sentivo prima parlare della Bologna e della città di Bologna, a me veniva in mente una cosa: ma come possiamo pensare ancora che noi a Bologna parliamo dei come si chiamano, dei quartieri, si chiamano quartieri, non so. Li abbiamo ricostruiti, li abbiamo ristrutturati ampliandoli, ma li abbiamo ricostruiti ampliandoli mica per separarli gli uni dagli altri. E se una città come questa non riesce a costruire una linea di sviluppo che vede tutti insieme, per cui non esisteranno più quartieri poveri o quartieri ricchi, ma esistono i quartieri che hanno un livello della vita della città, beh, vuol dire allora che abbiamo imboccato un'altra strada rispetto a quella del governo che c'era, delle città che ce l'avevamo inventate noi. È vero, ci dicevano di dire non esiste il modello Bologna, e probabilmente non esisteva il modello Bologna. Esisteva però una città che in un paese amministrato determinato andava in senso contrario. Esisteva, aveva un ruolo. Allora io credo che noi dovremmo dire ai cittadini italiani, non al popolo, ai cittadini italiani, che poi il popolo è un popolo istruito, non è un popolo, come dire, da considerare massa informe, che questa forma di nazionalismo sovranista che esiste ci renderà tutti più poveri. Perché? L'avete già visto, no? I paesi ai quali Salvini fa la corte sono stati i primi a dire che non vogliono stranieri. Salvini li vorrebbe condividere, ma certo, perché da dove arrivano? Poi vogliono scemare, poi non si sa bene, per quando li lascia in mare fino a quando non avverrà una tragedia che travolgerà tutti, d'accordo? Ci siamo stati vicini con l'Aquarius. Il problema è, da questo punto di vista, molto diverso. Perché quei paesi con i quali Salvini pensa di rovesciare l'Europa e il gregarismo dei 5 Stelle è davvero pericolosissimo, crea ancora maggiori pericoli su questo piano, beh, questo vuol dire che il conflitto interverrà subito anche sul piano dei bilanci nazionali, perché i paesi che Salvini ama non sono d'accordo sul fatto che le regole vengano violate, non vogliono assolutamente pagare i nostri debiti. Quindi un problema, cioè dire, il traguardo del sovranismo non è l'unione dei paesi sovranisti, capite? È una contraddizione in termini. Come fanno i paesi sovranisti a unirsi se sono rivali e nemici tra di loro? Se hanno un problema di lotte che se oltrepassa le frontiere diventano conflitti, sperando che non diventino, come sono diventati per secoli in Europa, conflitti militari. Quando noi abbiamo visto nascere l'Europa, io l'ho vista nascere, poi dopo ho imparato cos'era dopo, beh, io ho capito che là il problema era quello di impedire che in una situazione come questa nascessero queste vicende di conflitti e di guerre, perché forse abbiamo una memoria corta, ma ve li ricordate voi gli anni che hanno seguito la dissoluzione della Jugoslavia, o non ve li ricordate? Cioè, sui Balcani, noi abbiamo avuto il problema, che abbiamo ancora, ma abbiamo avuto il problema dei Balcani mica solo quando hanno ammazzato l'arciduca d'Austria. Li abbiamo avuti dopo, a lungo, li abbiamo avuti negli anni 70, 80 e fino agli anni 90. Speriamo di non averli nel futuro, perché forse l'Europa attira l'attenzione di questi paesi quali vogliono in qualche modo entrare. Allora, io credo che ci sia un problema di fondo, cioè di una strategia, ecco, la critica radicale da rivolgere agli slogan correnti del nostro paese è questa, è che sono slogan che non hanno una strategia né nazionale né internazionale. I primi a farne le spese sono i giovani che non lavorano.
Poi dopo, se noi riusciamo a raddrizzare il problema delle pensioni che abbiamo costruito male negli anni passati, consentendo a gente di andare in pensione senza aver pagato, eccetera, eccetera, facendo condoni e primazioni varie, beh, il problema è questo. Quindi una strategia manca. Non è il problema di dire a Tria che non trova i soldi. Sì, Tria i soldi non li può trovare in una condizione nella quale non ci sono, se non chiedendogli in prestito. Poi dopo non glielo fanno dire, come avete visto bene, ma su questo la satira si è già sbizzarrita, giustamente, quindi mi sembra che poi sia l'unico livello di opposizione che in questo momento nell'Italia ha un peso, quello della satira politica. Ecco, io devo dire che da questo punto di vista il problema enorme che noi abbiamo è che mentre delle formazioni attuali di governo una ha una ipotesi politica precisa, che è quella di un nazionalismo in questo momento non spendibile sul piano internazionale, l'avete visto, non è che ce l'ha tutti con noi, non è spendibile. Se poi facciamo gli incontri con la Le Pen in Francia, in Italia, e poi ce la prendiamo con Macron, ma in Francia ha vinto Macron e vincerà ancora lui alle prossime elezioni europee, penso. E non so oggi come andrà in Baviera, però ho l'impressione che il rimescolamento della politica in Germania comprenda ora altri interlocutori e non è soltanto più una sfida tra la CDU e la destra, con l'SPD che prima o poi speriamo riprenda a correre, per ora non corre. Ecco, quindi il problema in questo momento è quello di una situazione internazionale. Era il nostro cavallo di battaglia, era il cavallo di battaglia della sinistra. Noi ci lamentavamo perché le nostre riunioni, quelle collegiali, cominciavano tutte con la descrizione della situazione internazionale. Io mi ricordo, quando vedo alcuni di reduci come me, che ai comitati federali, quando veniva quello che faceva la federazione produttiva e cominciava con il mondo, dicevamo, adesso poi vedremo come arriva da noi. No, ci arrivava. E noi allora avevamo un ruolo, noi dico noi sinistra, un ruolo di opposizione. Poi andammo in una situazione diversa che è stata quella del centro-sinistra. Nelli pensava che ci fosse una stanza di bottoni, magari non è vero, Nelli era più intelligente di quanto ce lo raccontano ogni tanto, pensava che si potesse fare qualcosa. Poi in realtà qualcosa poi si è fatto, ma ovviamente anche lì il problema era quello dell'orizzonte internazionale. E se vi ricordate qualcuno memoria, il problema allora era quello di un mondo bipolare e lo schieramento era per il mondo bipolare e l'Europa rappresentava una entità interessante, nuova. L'Europa era una realtà. Poi nel mondo bipolare non aveva il ruolo né dell'URSS né degli Stati Uniti, però era un'entità. Oggi che succede? Oggi succede una cosa, è bene questo tenerlo presente, una cosa diversa. Io non credo che siano i nemici della patria quelli che ci governano, non lo credo. Però devo dire che ho letto, seguo sulla Repubblica un giornalista che si chiama Folli, che è un giornalista sensato, mi sembra molto sensato, ma è una mia opinione, ecco. E vale, appunto, stava riflettendo nei giorni passati in questa vicenda. L'India si costruisce un impero, la Cina si costruisce un impero, l'America è quella lì che vedete, che cresce economicamente, perché poi cresce, è un grande paese dove c'è di tutto. Ovviamente l'unico punto fermo è distruggere l'Europa, perché l'Europa è infastidisce, l'Europa è un elemento atipico in questa situazione di grandi imperi mondiali. Ecco, io non credo che ci fosse da questo punto di vista una deliberata intenzione, anche perché sarebbe
attribuire troppa intelligenza a una politica che mostra ogni giorno delle carenze, direi, impressionanti. Noi del documento di economia e finanza non sappiamo ancora quali sono le cifre, sappiamo solo che ha un depresso, e del reddito di cittadinanza non sappiamo ancora quali sono i criteri attraverso i quali dovrà essere distribuito, perché probabilmente imiteremo la Germania, la quale però da 30 anni ha già fatto i centri di smistamento, i centri per il lavoro, che noi abbiamo fatto e che probabilmente noi faremo. Ce n'è qualcuno, ma risulta che attualmente in Sicilia, in uno dei pochi che funziona, c'è una fila sterminata, perché hanno capito che per avere il reddito di cittadinanza bisogna andare a fare alcune cose. E qui in Sicilia, dove la propaganda è stata quella, questa, eccetera. Allora, tornando al problema del lavoro, com'è possibile non capire questo? Allora, com'è possibile non fare subito una cosa? Non rafforzare l'Europa in una direzione. Primo, attribuendo alla Comunità Europea dei poteri che non ha. Non ha dei poteri che gli stati, di cui gli Stati hanno voluto deprivarsi, mica tutti. Basta solo che l'Europa abbia un governo che possa amministrare alcune politiche, non altre, quella economica per esempio, quella... Ovviamente qual è il dato? Il dato è che questa mancanza di sostanza politica dell'Europa non può neanche portarci a fare un ragionamento, che sarebbe il ragionamento determinante per il lavoro. Mi riferisco solo al lavoro, non voglio riferirmi ad altro. Determinante per una semplice ragione, perché potremmo chiedere a tutti i paesi dell'Europa di avere una identica legislazione del lavoro, cioè che non si possano trasferire all'estero le aziende perché all'estero il lavoro costa di meno. Ed ecco il nodo al quale io volevo arrivare. Beh, noi abbiamo fatto di tutto per farlo costare di meno. Non abbiamo fatto di tutto e non ci siamo neanche riusciti. Non ci siamo neanche riusciti perché l'Italia è ancora una democrazia che arriva a determinati punti, e perché in Italia c'è ancora una magistratura salenta. Ce ne fidiamo al 95%, va bene, però poi interviene. E l'intervento recente che ha fatto sul lavoro è stato il riconoscimento dell'incostituzionalità del Job Act, di uno degli elementi essenziali del Job Act, cioè la liquidazione da lavoro, cioè il licenziamento e le conseguenze del licenziamento. Ecco, noi non ci siamo preoccupati. Io non so se... io sono un pensionato, quindi... Poi ho fatto un lavoro privilegiato, non è un punto questo, nel senso che ero un dipendente statale e di un settore dello Stato che fa i cavoli suoi come l'università, cioè che è molto libera e che quindi non risponde a tante regole, un po' meno della magistratura, ma quasi come la magistratura obbedisce ancora di meno. D'altra parte, mentre la magistratura nella concezione dello Stato liberale è un potere, l'università per fortuna non lo è, quindi non è questo. Però voglio dire, io ho fatto questo lavoro, però a volte mi sono interessato del lavoro degli altri. Ho anche gente che lavora, che conosco, che oggi lavora, giovani che lavorano, non hanno alcun diritto, non hanno alcun diritto. A Bologna questo fa impressione. Mi sarei aspettato che lo avessimo detto a voce alta. A Bologna è nata la Carta del Diritto del Lavoro, è nata l'Università di Bologna, l'hanno costruita alcuni professori, Mancini, Giunti, Romagnoli, forse alcuni di questi li conoscete anche, qualcuno è morto, Giorgio Ghezzi, eccetera, sono stati anche i nostri parlamentari. Io ho avuto un giorno con Colla un lungo dibattito su questo e ho detto: senti Colla, io ho capito, tu difendi ora, ma il PC si astende su questa legge. Non abbiamo fatto mai tutto bene, abbiamo fatto grandi errori.
e ci si astenne perché era di marca socialista. Giugni era un socialista, Mancini era un socialista, eccetera, eccetera. E però quella legislazione del lavoro noi la stiamo rimpiangendo ora. Poi dopo il sindacato, i CIA hanno riconosciuto pienamente, come dire, la validità di quella legge, la validità di quel che rendeva il lavoro un'attività assolutamente garantita e rispettata. E rispettata. Poi che gli industriali non temessero fede alle leggi, però il ricorso alla magistratura spesso aveva degli effetti. L'avete visto nella vicenda Marchionne e gli stabilimenti Fiat in Italia, insomma aveva una sua precisa, non c'è più. Ora c'è il decreto dignità, chiamato così, decreto dignità, non si è capito dignità di che cosa, poiché intanto non c'è niente da proteggere perché non c'è il lavoro e in secondo luogo non esiste nessuna regola, cioè non è stato superato il Giovanni l'ha superato la magistratura per alcuni aspetti, non questo governo, che aveva promesso che lo avrebbe invece superato. Io non sono in grado di dire se quella legge ha avuto effetti effettivi, effetti concreti. A me è sembrata una legge che ha determinato una svolta politica in un intero settore dello schieramento italiano che non si è ancora ricomposta, è un conflitto che non è ancora finito e io ritengo che sia un errore che non è ancora stato risolto. Non avevamo il problema Carrera-Monti quando abbiamo fatto il Giovatti. E io sono un lettore di giornali, non faccio attività politica, mi limito a guardare la televisione e ogni tanto a litigare con la televisione perché appunto non siamo neanche in grado di riunirci per discutere. Ecco, questo è il punto. Quindi io intendo dire che le ragioni per le quali in Italia non c'è un lavoro, non c'è lavoro, è quello che non siamo riusciti ancora a combattere la delocalizzazione e che non abbiamo ancora superato il fatto che quando la gente va in pensione non viene sostituita all'università per avere un professore, ce ne vogliono 5 che vadano via e all'università in questo momento ci sono corsi di studio che non sono legalmente validi perché non hanno il numero di professori sufficienti e a Bologna non hanno neanche le aule ma gli studenti pagano le tasse. Quindi c'è un problema, io prendo questo versante perché è quello che, sul quale posso dire cose esatte. Dunque c'è un problema. Il problema di fondo è che noi non abbiamo dato i soldi né alla scuola né all'università per essere scuole e università qualificate e produrre forza lavoro qualificata. Poi abbiamo consentito la delocalizzazione. Io qua mi limito a fare un esempio. Ma vi rendete conto che in Italia è stata distrutta la più grande azienda automobilistica del paese senza che il governo avesse mai niente da dire? Perché stavamo costruendo un'industria internazionale che avrebbe avuto in America il suo punto di riferimento e nel frattempo qualcuno ci ha detto che il mercato delle automobili è l'unico che ha un incremento. Beh, la Germania non ha mai venduto la Volkswagen. Ha pagato penali enormi perché ha fatto delle irregolarità, però devo dire che le ha pagate, non hanno avuto problemi. Quando gli hanno detto che il loro motore inquinavano contrariamente a quello che loro hanno dichiarato, eccetera. Ecco, quindi noi non abbiamo nessuna possibilità di garantire questa grande discussione sulle pensioni, di garantire a questi ragazzi di farsi una famiglia, di fare figli, di avere una casa. Ma certo, le vuote. Noi abbiamo una via per riempirle, dare ai ragazzi la possibilità di farsi una famiglia, di fare una cosa, o meglio, ospitare in maniera adeguata quelle forze che vengono da altri paesi e che hanno sempre fatto ricco i paesi in cui sono arrivate. Io non ho niente da dire, non so bene, non conosco l'esperienza che fa il sindaco di Rende, no, non la so,
ha letto sui giornali, e può darsi anche che per farla abbia violato qualche legge, ma giustamente noi abbiamo in quella stessa zona la maggior parte dei sindaci che sono inquisiti per delitti, per reati mafiosi. Dopodiché continuano a fare i sindaci o vengono sospesi e stanno a casa in attesa di un processo, non hanno gli arresti domiciliari. Io non so cosa è avvenuto in quel luogo, ma è avvenuto quello che probabilmente uno pensa dovrebbe avvenire in una situazione civile, cioè che tu hai degli immigrati che arrivano, poi in Italia se ne sono meno di tutti gli altri paesi in Europa, che arrivano, che si insediano, che stanno qua, che lavorano secondo regole che sono quelle che ha il paese, e non sono un granché ora, quelli lì sono, e che quindi hanno una situazione, sai, noi si è messo a discutere con la Francia. La Francia ha un problema diverso, intanto la Francia ha un'immigrazione africana che, voglio dire, è del primo Novecento e forse anche dell'Ottocento. In secondo luogo c'è un problema, il problema è che noi non abbiamo dovuto affrontare su nessun piano il terrorismo, gli atti di terrorismo che ha affrontato la Francia, anche perché l'Italia è la base del terrorismo europeo, nel senso che arriva da qua, ogni tanto ne catturiamo uno per caso o ci viene in mente che ce n'è qualcuno, ma ovviamente qua non ci sono attentati, perché questa è una base che va protetta, il terrorismo protegge, io mi azzardo a dire queste cose, l'ha detto anche altri, non è un problema, e mi sembra che ci viene anche rimproverato. Quindi io, da questo punto di vista, credo che noi, sul piano, cioè semplificare le politiche del lavoro, non possiamo, perché non sono politiche semplici. Perché non si risolve il problema del lavoro? Perché non c'è una strategia. E allora vorrei concludere con una riflessione che prima avevo cominciato, poi ho lasciato perdere. La nostra capacità, quella della sinistra, di pensare in termini che non fossero solo nazionali. Allora, c'è intanto un primo lato. Primo, stanno risorgendo lentamente, ma c'è una crisi delle sinistre in Europa. Certo, in Spagna c'è un governo socialista, il Portogallo è un paese che avanza, eccetera, eccetera. E però sul piano internazionale non c'è dubbio che le politiche di welfare, le politiche costruite dalle socialdemocrazie europee sono entrate in crisi. Questo è il primo elemento. Come possiamo fare a risollevare una situazione di questo genere? In Italia la situazione è ancora più complicata, perché in Italia io ho la sensazione in queste settimane che ci sia una società civile molto inquieta, che si auto-organizza. A Bologna ho visto recentemente in Piazza Verdi un'iniziativa fatta dai professori universitari sollecitati dagli studenti. Due studentesse ha scritto una lettera, ha detto: ma questi qui dell'università non si muovono? E ho capito che a un certo punto si sono mossi. Sono andato a sentire questa cosa e devo dire che non avevo mai visto 1000 studenti fermi in piazza per 4 ore sentire un'iniziativa nettamente critica nei confronti del governo attuale. Sono gli studenti a Torino, sì, avranno bruciato, mi sembra che durante la guerra del Vietnam noi ci siamo sprecati a bruciare feticci dell'America, quindi c'era. Lo stesso vicepresidente Di Maio ha detto: ma no, non è niente, mica perseguiteli. Voglio dire, fa parte delle manifestazioni politiche e della forma in cui ideologie pacifiche non hanno assalito nessuno, non hanno bruciato nessuno, non hanno neanche cercato lo scontro con la polizia, gli studenti che stanno protestando. Gli studenti stanno protestando perché non ci sarà un lavoro e perché la loro scuola non li prepara a questo lavoro. Allora io voglio concludere con questo, perché sono stato già, mi ho rubato troppo tempo con questo. In Italia c'è una società civile che si sta auto-organizzando. Perché si sta auto-organizzando? Perché secondo me
non si ripetono le cose. Taluno dice la storia, talora quando si ripete diventa da tragedia falsa. No, non credo che noi siamo, al di là degli slogan del presidente, del vicepresidente e ministro dell'interno, che l'altro ieri si è presentato con una camicia della Marina con le stellette in giro, cioè voglio dire, no, non c'è bisogno, voglio dire, non c'è bisogno. Ormai quella storia lì ce l'ha raccontata e appunto non occorre, non è tanto questo. Mi sembra che invece ci sia una magistratura, una società civile, un presidente della Repubblica, il quale nel momento in cui deve farlo dice che in Italia le regole della Costituzione non sono né quelle di Casaleggio, che vorrebbe abolire il voto, il suffragio universale, perché in fondo quando ci dicono di andare a compiere, vuol dire che ci vogliono togliere il suffragio universale, legge approvata dalla Repubblica Francese del 1848 che ebbe effetti nefasti, però dopo si sono aggiustati quando è diventata rappresentativa, quando ha smesso di fare plebisciti e ha cominciato a fare le elezioni. Anzi, un elemento fondamentale nella Francia che riconquista la Repubblica dopo il 70, la prima legge è stata quella di obbligare i comuni a eleggere democraticamente le loro amministrazioni. Cosa voleva dire questo lì? Voleva dire che la democrazia era di tutti, cioè che tutti i cittadini e il popolo era democratico e diventava cittadino. Ecco, io credo che in questo momento è ciò. Detto ciò, chi guida una società civile che non si rassegna ad essere dominata? Perché poi questi social non sono controllabili, si possono, cioè voglio dire, c'è chi li organizza e noi non sappiamo neanche organizzare questo, ma abbiamo perso il contatto con la modernità. In fondo non è neanche difficile amministrare questa modernità, però questa società civile non trova il suo punto di riferimento cruciale. Perché il punto di riferimento cruciale in questi casi sono solo due, il sindacato e i partiti. Non c'è che l'uscita. Perché c'è il Parlamento, c'è la divisione dei poteri, ci sono gli organismi che la Costituzione ha istituito, eccetera, eccetera, e quindi fanno parte, come dire, dello Stato e delle istituzioni. Ma lo Stato e le istituzioni sono governate dalla società civile che si organizza. La stessa Costituzione sollecita, attraverso i partiti, a istituire una società civile attrezzata. Ecco, io credo che ci sia un problema. Mi sentirei dire una cosa, un po' detto, che queste iniziative sono importanti, è importante quello che la Fondazione pensa di fare, come molti altri, peraltro, giustamente, perché io vi inviterei a leggere un articolo che è apparso sull'Espresso di qualche settimana fa di un giornalista che si chiama Da Milano, il quale ci ha raccontato una cosa che a noi sta sorgendo, sempre perché le analisi ormai non le facciamo più. Ma questo giornalista ha costruito un numero intero per dire che in definitiva la vera spaccatura in Italia è nel mondo della Chiesa. E se no, secondo voi, la comunità di Sant'Egidio l'altro ieri si sarebbe organizzata, oggi è venuta a Bologna, ma l'altro ieri a Roma ha fatto una riunione nella quale ha fondato un movimento politico che ha detto che diventerà un soggetto politico, quindi si presenta alle elezioni. E a Bologna quell'iniziativa di Piazza Verdi, che io ho seguito solo dopo perché sono arrivato in piazza, ho visto un vecchietto come me in piedi, mi ha detto: professore, si accomodi, per lei c'è una seggiola. Mi sono seduto e vicino a me è venuto a un certo punto l'ex rettore di Omigi e poi Prodi, eccetera, eccetera. Era loro che l'aveva organizzato. Io l'ho apprezzato molto, ma era, come dire, la
l'ala cattolica progressista che aveva spinto in questa direzione. Perché? Ma perché c'è questo attacco alla famiglia, perché c'è questa difficoltà del potere, c'è questa difficoltà ovviamente che la Chiesa attraversa. E questi che sono, non credo che abbiano una formazione teologale, né siano fedeli così assidui, anche se vanno alle messe in latino del prete che ha avuto la dispensa per farlo. Ad esempio, che il ministro Fontana sia un assiduo frequentatore della messa in latino, che forse non capisce nemmeno, ma comunque lui la sente. Il problema è che là c'è il tentativo, non solo. Allora, se voi mettete insieme questo elemento, dove ovviamente il soggetto che va represso sono le donne, io non so se avete capito, ma il problema è quello di dire: questa è una società che deve diventare autoritaria, cioè come prima, che deve diventare autarchica, cioè è una fuga all'indietro nella civiltà spaventosa, cioè una strategia di restaurazione, ma non si capisce neanche di quale restaurazione. E cioè, io restauro il regime napoleonico, ma che non senso, il regime napoleonico bene o male aveva alcuni caratteri, come dire, progressivi accanto a quelli guerreschi. Non è neanche il dire noi restauriamo il regime fascista, aveva una logica anche il regime fascista, non dobbiamo dimenticare che aveva anche un consenso di massa, non è che poi fosse stata una cosa imposta agli italiani per 20 anni, gli italiani per 15 anni l'hanno sostenuta, poi hanno capito che non si poteva più quando però si sono trovati di fronte al disastro della guerra, eccetera, eccetera. Ecco. Io quindi da questo punto di vista mi sentirei di dire che noi dobbiamo fare in modo che questa società civile possa fare riferimento a un sindacato e un partito, o a sindacati e partiti, che però siano sindacati e partiti quali hanno come primo obiettivo non la conservazione delle posizioni di potere di quelli che sono lì da un po', ma gli interessi del paese. Io francamente nel vedere ogni giorno tutte queste dichiarazioni che i giornali ampliano, poi voglio dire, io sono un lettore di Repubblica, ormai Repubblica è la voce di questa pezza di società, poi sarà il giornale che dentro 3 linee, 4 linee, eccetera, eccetera, noi leggiamo le dichiarazioni, io leggo quelle, non ho altre fonti. A me sembra che non sia accettabile che in Italia organi previsti dalla Costituzione come i partiti siano o partiti padronali o partiti amministrati da 6 persone che pensano di potersi dividere il paese. Perché poi da questo punto di vista, e siccome sono qua la dico, secondo me l'ipotesi di chi vuol pensare a un governo di questa società civile o a una guida di questa società civile democratica non possono essere né l'idea che tanto ci sarà una rivincita, perché non ci sarà, è cambiato il mondo, cambia, non si ripetono le cose, né l'idea che ci si possa alleare con uno dei 2 partiti che sono al governo. I 5 Stelle hanno mostrato di una subalternità assoluta, e io non credo che sia una subalternità acquisita, credo che sia la struttura stessa di quel movimento al quale molti per protesta da sinistra hanno pure sostenuto e votato. Sentivo l'altra sera l'attore Mariscotti fare un pubblico pentimento del suo voto ai 5 Stelle dicendo eccetera eccetera che la prossima volta vota potere al popolo. Ho detto guarda, forse è meglio che ci pensi un po' meglio prima di fare un'altra autocritica dopo, ma in ogni caso va bene. E io credo che sia questo. Allora, a mio avviso, in questo momento la necessità è quella di avere un partito che si faccia una strategia internazionale, che abbia di presente gli interessi del paese e che costruisca pazientemente un'opposizione, perché ci vorrà parecchio a smontare il governo che si è costituito. E se si smonta, io non vorrei che si smontasse in una direzione che chi pensa di avere ora il 35% con qualche aggiunta di quello che dorme a ancore, con qualche aggiunta raggiunge il 40% e quindi diventa il partito che ha la maggioranza assoluta in questo paese.
Ecco, io concludo così dicendo che il problema del lavoro è un problema che raccoglie tutte queste vicende, è centrale, per questo è centrale, ha ragione quelli che lo dicono, per questo è centrale, e però per essere risolto e per risolvere con esso i problemi del paese, anche della rete, eccetera, eccetera, occorre che questa società politica trovi una guida capace di fare queste cose. Mi riferisco anche al sindacato, che se si occupasse anche dei non occupati sarebbe solo giusto, visto che non se ne occupa, e se si occupasse anche di una vicenda, devo dire che ha lavorato un po' meglio, se dovessi dire, in sede di bilancio. Io con ciò ho finito, intendevo soltanto raccordare e rapportare questa priorità assoluta del lavoro a una strategia senza la quale il problema non si risolve, perché il problema del lavoro è il problema che vi ricomprende, che ricomprende tutti gli altri, dalla scuola, l'università, le pensioni, eccetera, eccetera. Vi ringrazio della vostra pazienza e per avermi ascoltato.